Siamo con la dottoressa Zanetti, che è a capo appunto di Lab Talento, un servizio per i bambini plus dotati. In Italia ce ne sono 500.000 e non sono attenzionati. Questo rischia appunto di incamerarli in diagnosi sbagliata. Ecco, qual è la situazione e cosa si può fare per loro? Sì, come lei dice, spesso questi bambini non vengono riconosciuti. Sarebbe invece importante arrivare subito nei primi anni della scuola a individuarli. Noi come università e come laboratorio abbiamo messo a punto la validazione italiana delle Gifted Reti Scale, che ci permette proprio di avere una possibilità di leggere in anticipo eventuali situazioni che potrebbero diventare situazioni da poi gestire. Non seguire questi bambini significa perderli e creare anche delle misdiagnosi o delle diagnosi sbagliate, quali quelle di autismo, quali quelle legate alla ADHD, quali quelle legate al disturbo positivo. Quanti ne avete insomma adesso in carico e più o meno quanti riuscite a recuperare? Beh, noi in carico come laboratorio abbiamo in questi anni seguito più di 200 bambini che sono stati da noi valutati e in parte vengono seguiti nelle scuole attraverso dei percorsi di formazione che stiamo facendo nelle scuole e di supporto alle insegnanti. Con l'Istituto di Ortofonologia avete lanciato un servizio per il mezzogiorno? Sì, abbiamo esteso questa possibilità anche al territorio appunto dal sud, dal centro diciamo in giù. C'è una buona possibilità di recuperarli una volta individuati? Certo, è importante che si lavori sulla formazione degli insegnanti, questo oggi è centrale, proprio perché questi ragazzi altrimenti rischiano di perdersi all'interno di contesti che sono degli contesti educativi importanti quali la scuola.